Ah, stavo giusto guardando un po' di storie su Instagram e cavolo, a volte ce ne sono alcune che sono veramente ben fatte, veramente curate. Avete mai visto storie come per esempio questa? Oppure con questo layout? Bene, nel video di oggi vediamo esattamente come farle e scoprirete che è molto più veloce e facile di quanto potete pensare. Ciao ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video di Will Pitt. Siamo in una location decisamente diversa, lo vedete dalle mie spalle, ci troviamo attualmente in Belgio, ma first thing first andiamo a vedere quello che vi avevo promesso, ovvero le applicazioni per fare questo tipo di storie un po' più particolari, insomma un po' più curate. Allora, la prima applicazione che vi consiglio è Canva. Canva è sia un'applicazione per mobile, sia per Android che per iPhone, che c'è anche la versione, il sito web che è fatto molto bene. Andiamo a vedere quindi che essenzialmente Canva è un'applicazione che vi permette di fare post un po' più curati e particolari per Instagram, Facebook, vi permette di fare dei volantini e cose di questo tipo. Ma quello che più ci interessa a noi è che permette alla funzione ha a disposizione già diversi layout, diverse storie già fatte in modo un po' particolare, potete vederlo. E quando noi accediamo ad una storia, per esempio, andiamo a vedere tutte le storie. Tutti i layout, i diversi layout di storie che mette a disposizione, vedete ce ne sono veramente di tanti tipi, noi decidiamo ok, ci piace questo qua, perfetto, lo apriamo, ci clicchiamo sopra, andiamo a vedere che ci dà la possibilità di modificare una foto. Andiamo a prendere una foto che può, non lo so, proviamo a mettere questa con i limoni che rimane in bianco e nero, poi andiamo a prendere un'altra foto qui sotto, ok, andiamo a cambiare anche la foto sottostante. E questa magari dice poco, però questa con l'acqua magari dice un po' di più. È solo una prova per farvi vedere come esattamente si fa. Vedete, c'è il testo, possiamo andare a decidere di cambiare, metterlo in bold, in corsivo, possiamo diminuire, aumentare la grandezza, quindi possiamo metterlo, non so, a tutto schermo, oppure possiamo farlo tornare come era esattamente prima. E poi una volta che l'abbiamo fatta, premiamo su fatto, in alto a sinistra, fatto, possiamo salvarla. Trasformiamo questa super magia in realtà e finché la trasforma comincia a far caldo qua dentro, quindi mi denudo un attimo. Intanto lui l'ha salvata sul rullino, andiamo a vedere, andiamo sulle nostre foto. Ah, questo intanto è lo sfondo che sto usando, è lo sfondo dell'iPad, ma rende molto bene anche qui sull'iPhone, se volete ve lo lascio comunque in descrizione. Questa è la nostra foto, vedete è già in 16 noni, è già pronta per Instagram. Se noi andiamo direttamente su Instagram, intanto vi lascio ovviamente il link del profilo in descrizione, Will Pitt con due trattini bassi perché il nome Will Pitt da solo me l'avevano già fregato purtroppo, e vedete la dimensione è già perfetta, possiamo andarla a caricare direttamente nelle storie. Una cosa intelligente che potete fare è, quando vi stufate di utilizzare i layout che sono stati scelti per ad esempio le storie di Instagram, potete andare a utilizzare qualsiasi altro layout che sia abbastanza in verticale, ad esempio, non so, volantino può andare bene, poster può andare bene, invito, ad esempio avevo questo poster, se noi andiamo a salvarlo, trasformiamo questa magia in realtà, salvato nel rullino, perfetto. Cosa importante da fare se andate a utilizzare layout diversi dalle storie è quello di, prima di andarle a caricare su Instagram, andate sul vostro rullino delle foto, facciamo modifica, quindi andiamo a modificare la dimensione e la impostiamo su 9 sedicesimi. In questo modo la foto viene ritagliata della dimensione esatta per le storie su Instagram. Clicchiamo su fine. Ora possiamo tornare nelle storie di Instagram e vediamo che se clicchiamo nell'ultima foto che abbiamo ritagliato, questa è della dimensione esatta. Altrimenti, cosa succede se non fate questo ritaglio? Che viene utilizzata la foto originale
e viene zoomata, e questo fa sì che la foto perda di qualità essenzialmente sulle storie di Instagram. Comunque ragazzi, volevo anche avvisarvi che sto organizzando finalmente il primo Q&A del canale, dove potete farmi qualsiasi domanda e io risponderò alle domande più interessanti. Potete lasciarmi quindi un commento sotto questo video con l'hashtag Q&A, oppure inviarmi un messaggio, semplicemente commentare una foto con l'hashtag Q&A sotto il mio profilo, sotto il, dove lo metto? Sotto il profilo Instagram, oppure il profilo di Twitter. Un'altra applicazione che vi consiglio è Unfold, che fa sostanzialmente la stessa cosa, però è più specifica solamente per le storie. Ad esempio, noi clicchiamo su più, clicchiamo su nuova storia stupenda, clicchiamo su creare. Abbiamo questa interfaccia, noi clicchiamo nuovamente su più e vedete che in basso abbiamo tanti tipi di layout diversi. Questi sono quelli gratuiti, non so, possiamo scegliere ad esempio qualcosa di un po' particolare, non lo so, questo qui. Quindi clicchiamo in cima, andiamo ad aggiungere una foto che può essere questa, selezionate, poi selezioniamo anche la seconda, non so, una foto a caso, clicchiamo su fatto. Ed ecco che ce le mette già in ordine, uno sopra, uno sotto. Noi possiamo cliccare sul titolo, se funziona, ok, scriviamo foto incredibili e punto esclamativo, clicchiamo sulla spunta, abbiamo fatto, andiamo a salvarla. Desideri salvare la pagina corrente o l'intera storia, condividere pagina su Instagram, noi clicchiamo su storia invece perché ci interessa salvare la storia. Torniamo nel nostro rullino delle foto, swipe a destra ed ecco qua la nostra storia, già del formato in 9 sedicesimi corretto per le storie su Instagram, e vedete in un batter d'occhio abbiamo creato un layout che era già preimpostato e insomma fa decisamente un altro effetto. Poi cosa succede? Che su questa applicazione Unsplash ci sono anche tanti altri layout carini, però sono a pagamento, 1, 2, 3 euro. Ad esempio uno che sicuramente avete visto è questo qua, RP1 con... andiamo a vedere l'anteprima. Vedete che vi crea una sorta di... come l'effetto della carta tagliata. È molto bello e questo sono sicuro che l'avrete già visto da qualche creator. Quindi ragazzi, queste erano le due applicazioni gratuite che si possono utilizzare per creare queste storie straordinarie. Spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato utile. E se volete vedere questo tipo di foto come si fa, vedrete che è molto semplice. E tutto questo avverrà nel prossimo video. Quindi se non volete perdervelo, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanella così potrete essere notificati all'uscita del prossimo video. Vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo nel prossimo. Un saluto da Will Pitt.